Colombaro di Corte Franca in Franciacorta. Il Relais Franciacorta, il posto che accoglie questa occasione di incontro organizzata da Alessandro De Petri, in Franciacorta per l'appunto, con tutti i suoi amici, quelli che partecipano al Tunisia Desert Cup, nonché al Tunisia Desert Bike. In realtà l'occasione è fornita proprio da questa nuova iniziativa, una manifestazione in Tunisia che si terrà il prossimo anno, nel 2013, questa volta sempre con le due ruote, ma senza motore, e si parla di biciclette. Un'occasione di incontro con tanti personaggi famosi, ma anche con tanti appassionati del deserto, delle moto e delle biciclette, in particolare in questo caso delle mountain bike. La gara si svolgerà dal 26 febbraio al 3 marzo del 2013 per l'appunto, il nome è Tunisia Desert Bike e Alessandro De Petri ha pensato di coinvolgere e di chiedere un aiuto a chi se ne intende moltissimo, e cioè alla campionessa olimpionica Paola Pezzo, viene dalla provincia di Verona, da Bardolino, e al suo compagno che è Paolo Rosola, che di biciclette, devo dire, fra tutti e due ne sanno parecchio. Questa occasione di incontro dunque serve per rivedersi tutti gli amici che hanno partecipato alla Tunisia Desert Cup a inizio ottobre, circa 120 persone. Si vedono i filmati, si vedono le foto, ci si saluta e poi si partecipa alla conferenza stampa di presentazione, a Relais Franciacorta per l'appunto, di questa nuova avventura in Tunisia. Si parla di Africa dunque e si parla di biciclette, di mountain bike che per la prima volta vanno a scoprire in un viaggio inedito la Tunisia, in particolare il sud della Tunisia. Le ricognizioni sono già state portate a termine da De Petri con il suo staff. La partenza avverrà da Gerba, dove arriveranno gli aerei provenienti da tutta Europa, perché ovviamente è un'iniziativa aperta a livello internazionale. Da Gerba ci si sposta un pochettino più in là e poi sarà Tataouine quello che sarà un po' il centro di riferimento per una gara che conterà circa 80 km al giorno di trasferimenti e prove speciali, aperta agli appassionati ma aperta anche ai professionisti. Paola Pezzo è la testimonial, ma questo non vuol dire, come spiegherà poi lei stessa di sua voce, che parteciperà anche lei, e anzi sarà giustamente, da campionessa olimpionica qual è, coinvolta in prima persona anche nelle prove speciali. Una presentazione in grande stile a cui hanno partecipato tanti amici, da Giacomo Agostini ad Alex Caffi, a Roberto Sterza, a Piero Polini, Germano Bellina, Giacomo Vismara, Arnaldo Farioli, Romano Bellini, non a caso abbiamo visto il bellissimo motoscafo della Riva esposto proprio nel parco del Relais Franciacorta, ma sentiamo direttamente dalla voce di Paola Pezzo di che cosa si tratta. Sei mai stata in Africa in bicicletta? No, per me sarà la prima avventura, la prima esperienza. De Petri mi ha chiesto, ho detto guarda, volentieri, insomma, scoprire l'Africa. Mi piace molto conoscere i posti nuovi, soprattutto i mountain bike, perché a me piace molto il mountain bike, è natura, è tutto, insomma, per me. Per cui sarà una bella emozione. Devo dire che ha delle bellissime idee, perché la gente, magari anche i corridori stessi, sono un po' stanchi delle solite gare, e questa invece è una bella nuova, sì, bella. Senti, qualche tuo consiglio per coloro che verranno a farla, perché giustamente la tua esperienza aiuta molto, il caldo, le temperature completamente diverse, il sole. Sì, sicuramente chilometraggio, perché qui da noi magari si va anche 100 km o 120, però è diverso perché non c'è il caldo che c'è giù, insomma bisogna tener conto del caldo. Qui io gli ho detto tappe magari di 60 km, già in mountain bike è un bel chilometraggio. Bisogna gestire bene la corsa, insomma bisogna alimentarsi bene nella mountain bike, perché si brucia tantissimo, per cui si va presto andare in crisi, per cui per non rischiare poi di non arrivare è meglio integrare prima. Senti, l'idea del Ciro è fare una cosa un po' avventurosa e quindi ognuno parte con la sua camera d'aria, in modo che se c'è un problema si sa arrangiare. Sì, questo è giusto, perché come ho detto prima la mountain bike è natura e anche avventura, per cui bisogna saper montarsi la ruota, aggiustare la catena, se si buca, chi ha la camera d'aria, chi ha il tubeless, però questo è il bello della mountain bike. Diciamo, in America era nato appunto la specialità della mountain bike, all'inizio non c'era l'assistenza tecnica neanche in gara, qui ti dovevi arrangiare, perché dava una possibilità a chi non aveva la squadra, che magari era da solo, aveva anche lui la possibilità, insomma, di dire la sua.
La grande esperienza del campione della Parigi-Dakar Alessandro De Petri si traduce in questo caso sulle biciclette, sulle mountain bike, nell'avventura portata dal GPS. Saranno quindi prove speciali sì, ma ci sarà anche della navigazione, la necessità di sapersi cavare d'impaccio in qualsiasi situazione, sia a livello meccanico, fra virgolette, che a livello di navigazione per trovare il percorso giusto. Io ho incominciato da pochi giorni ad andare in bicicletta, nel senso per tenermi un attimo in forma, ecco, perché adesso fa freddo, quindi in moto fa un po' troppo freddo, quindi bicicletta va bene qualche passeggiata, però questa manifestazione la lascio fare ai professionisti, magari andremo tra un anno. Sì, io ho iniziato ad allenarmi da un anno in bicicletta perché purtroppo dopo l'incidente che ho avuto ad Imola e mi sono fratturato la 12ª vertebra non riesco più a correre tanto bene, quindi la bicicletta mi ha aiutato molto, soprattutto all'inizio quando ho dovuto fare anche rieducazione, quindi direi che comunque è un ottimo allenamento, un ottimo modo anche piacevole se vogliamo. Per tenermi in forma, chiaro che questa è una cosa molto dura, quindi io 50 km li faccio ma su strada, cioè voglio dire, farli nel deserto penso siano cose abbastanza difficili. Una collaborazione importante quella fra De Petri e Paola Pezzo. De Petri ci mette il pizzico di avventura, la conoscenza delle strade africane. Paola Pezzo parla di tutto il resto e soprattutto di quello che ci vuole per prepararsi. Io posso mettere con grande umiltà quello che è la mia esperienza di territorio, di Africa, di percorsi, perché o bene o male li ho setacciati da 20 anni tutti, e giustamente questa è un'esperienza che mi stimola perché a mio avviso è uno sport che avrà più futuro, perché è più longevo. E lo faccio sempre perché è legato all'avventura, perché tutto sommato noi, almeno io personalmente, vivo di queste cose, e quindi perché no, ho cercato di coinvolgere innanzitutto delle aziende importanti che fanno comunicazione con me, c'è la Scott e altri partner importanti, poi ho avuto anche l'occasione di conoscere Paola e Paolo Rosolo e il suo compagno, e da lì è nata questa, diciamo, questa, insieme questa avventura. Io cerco di approfittare della loro esperienza per cercare di fare, ed è la nostra finalizzazione, un evento bello, importante e fatto bene. Quando sei là c'è competizione, si fa per divertimento, però la corsa è sempre corsa quando ti danno il via. Faccio sempre la lotta con i maschi, no? Che tutti vogliono arrivarmi davanti e insomma li faccio tribulare un po'. L'appuntamento quindi per questa nuova iniziativa nel deserto tunisino, Tunisia Desert Bike, a fine febbraio. Un'avventura nuova, aperta sì agli appassionati di mountain bike e a chi vorrà disputare la gara, ma anche a tutti coloro che vorranno accompagnarli e vivere una Tunisia magari diversa dal solito e non poi così turistica. La firma è quella d'eccezione perché raggruppa insieme Alessandro De Petri, Paola Pezzo e Fabrizio Bruno. Appuntamento quindi a fine febbraio.